Quanti figli hai, Elisa? Due, già grandi, pensa Luca. Una 21 anni e una 16. Mamma. E com'è la vita di una mamma nel settore immobiliare? Allora, bella, dinamica sicuramente, però diciamo che sì, ma ho spazio per andare a prendere le varie attività, le mie sono grandi, quindi devo essere sincera, non hanno quel bisogno continuo di me. Però è la spesa, è il tennis, insomma, è impegnativo, però è bello, insomma. Ti capisco perché anche io ne ho due, quindi. Quindi. Come riesci a far combaciare le tue esigenze familiari con la tua professione? Allora, non è semplicissimo, devo essere sincera, però basta avere una buona organizzazione, diciamo. Se si riesce ad incastrare in determinati orari le varie attività, allora diciamo che ci si può Ma riuscire, da quant'è che lo fai tu, agente immobiliare? ecco. Io faccio 4 anni adesso a gennaio, sono 4 anni che E prima di faccio. cosa ti occupavi? Prima facevo l'assistente di poltrona di un dentista, l'ho fatto per 10 anni, quindi tutt'altra attività. Sempre a contatto col pubblico, naturalmente, con tanta pazienza, quella che poi ci vuole anche qua, devo dire la verità. In quel tipo di lavoro riuscivi a far combaciare le tue esigenze come ci riesci ora, No, oppure? no, no, infatti il mio cambio è stato anche per quello. Io allora avevo proprio degli orari fissi e quindi tutto quello che riguardava la mia famiglia dovevo un po' demandare, no? Dicevo prima, no, il tennis, le attività. Dovevo chiedere a mio babbo, a mia sorella che andassero a portare a prendere. Questo lavoro, diciamo, che mi dà la possibilità di fare questo, ecco. Devo essere sincera che la libertà, che ti dà questo lavoro non ce l'avevo prima. Quindi è stata quella la leva motivazionale che ti ha fatto decidere di cambiare, o c'era magari qualcos'altro anche? Allora, è stata quella, ma è stata soprattutto la volontà di tirare fuori quella che non ero là, che non potevo essere là. Quindi una volta che le mie figlie erano abbastanza indipendenti, sentivo la necessità di tirare fuori quell'Elisa che là non potevo fare, là ero una dipendente, no? Quindi dovevo fare determinate cose. Chiaro. Qui sono più io, quindi a livello professionale adesso ho una professione e quindi mi sento più realizzata dal punto di vista di donna, diciamo, anche di mamma, perché poi una cosa secondo me è importante passare ai figli. Che tutto è possibile quasi, insomma, ecco, mi sono messa in gioco molto tardi e quindi ce l'ho fatta. Si vede, percepisco che tu sia felice, quindi la Sì. domanda sei felice penso che sia abbastanza Sì, ho scontata. i miei alti e bassi come in tutte le professioni, però sì, se devo mettere sul piatto della bilancia la felicità o le insoddisfazioni, è più la felicità, insomma, sono contenta. E questa tua soddisfazione la stai trasmettendo anche ad altre persone, perché comunque sia, è già capitato più di una volta che invitassi qualche tua amica o qualche tuo ex cliente a parlare di questa opportunità, quindi evidentemente ci Sì. credi talmente tanto, ti è piaciuto talmente tanto che vuoi che anche altre persone facciano la tua scelta. Sì, questo è un progetto che ho, che per fortuna mi sta dando la possibilità, Remax e Expo Group mi danno questa possibilità, perché mi piacerebbe, che altri facessero il mio percorso, cioè tirassero fuori dal loro interiore, dal loro interno, quello che realmente sono, e quindi magari anche la creatività, perché in questo lavoro è vero che è fatto di studi, eccetera, ma anche di creatività alle volte, no? Così mi piacerebbe aiutare qualcuno a tirare fuori quello che fino adesso non è riuscito. Questo è un po' il mio focus, diciamo. Quindi è il tuo obiettivo che ti sei data come Arcadia, quindi quello di diciamo tramandare quello che i broker hanno fatto con te, con altre persone? Sì, perché sono convinta che al mondo devi lasciare un segno e mi sembra di averlo lasciato in famiglia, dal punto di vista, adesso bisognerebbe sentire parlare le mie figlie, però insomma diciamo che anche loro non parlano male di me con i loro amici, questo sì. E quindi mi piacerebbe anche nel mondo del lavoro diventare, sì, perché no, qualcuno o comunque un punto di riferimento. Sì, adesso in questo momento è quello l'obiettivo a lungo termine, perché chiaramente fatto di studi, fatto insomma di conoscenza e formazione, però sì, il mio futuro lo vedo là. Ok, e ti senti cambiata rispetto a quando facevi l'altro lavoro? Assolutamente sì. In cosa, nello specifico? Allora, intanto sono più padrona di me stessa. Cioè, prima magari tendevo sempre a dire sì e non dico a zerbinarmi, però comunque
a vedere sempre l'altro. Devi fare questo? Sì, ok, lo faccio. Adesso diciamo che ho alzato un po' la cresta, ma nel senso buono, nel senso che ho delle competenze, quindi quando mi si viene detto una cosa e sono contraria, lo dico. Invece forse prima, ti senti anche più sicura di te? Sì, assolutamente. Ho acquisito quella sicurezza che prima mi era un po' non permessa, diciamo, perché l'ambiente non era il mio, dovevo stare nel mio. Adesso qui sono padrona di me, quindi se va bene così, se no va bene, cioè è lo stesso. Invece prima dicevo sempre troppi sì, quindi boh, mi sto volendo bene, ecco, questo sì, questo sì.